Tutti noi da piccoli guardavamo i cartoni animati, ma questi a volte nascondono un lato oscuro. Episodi nascosti, finali segreti, creepypasta di questo tipo girano da sempre sui cartoni animati. E oggi ho raggruppato le 8 migliori e ve le racconterò. Alcune sono molto spaventose, quindi se qualcuno è facilmente impressionabile può tranquillamente saltare questo video. Preparati i popcorn e iniziamo. Prima però, io sono Nova e grazie a tutti per i 100.000 iscritti. Sul mio canale porto documentari misteriosi e horror come questo. Quindi se questi tipi di video ti interessano e ti piacciono, puoi supportarmi cliccando il tasto iscriviti e attivando la campanellina delle notifiche. Ora non perdiamo più tempo e partiamo con 8 episodi perduti dei cartoni animati che non ti faranno dormire stanotte. Tom e Jerry è sicuramente uno dei cartoni animati più popolari dei nostri tempi, ma quello che doveva essere il suo finale, mandato in onda e subito dopo censurato, era agghiacciante. Si chiamava Blue Cat Blues e ora ve lo racconterò. Al centro di questo episodio c'è una questione amorosa. Infatti Tom si innamora di una gatta bianca con gli occhi verdi. Tom le fa tanti regali, ma questi vengono puntualmente superati dall'avversario che si chiamava Butch. Nel frattempo Jerry tenta in ogni modo di fermarlo, notando che era letteralmente impazzito per questa gatta, ma i tentativi risultavano essere vani. Tom, quindi, rendendosi conto che sia tutto inutile, cerca di suicidarsi buttandosi da un canale. In quel caso Jerry lo salva giusto in tempo. Dopo poco a Tom arriva la notizia che la sua amata si è sposata, innescando una grossa depressione in lui. Jerry invece guarda la foto della sua ragazza sostenendo che lei lo ami fortemente. Anche in questo caso arriva la tremenda notizia: Jerry scopre che la sua fidanzata si è sposata. A questo punto si vede Tom sui binari completamente preso dalla disperazione e pochi istanti dopo si aggiunge un tristissimo Jerry. I due si guardano e Tom gli fa spazio sui binari. La scena si conclude con il rumore di sottofondo del treno che li travolge e la classica schermata che annuncia la fine. Alla fine di ogni creepypasta o episodio vi dirò se è reale oppure se è falso e partiamo proprio da Blue Cat Blues. Questo episodio è al 100% reale ed è stato mandato in onda per un giorno in molti paesi del mondo, ma poi ovviamente grazie al cavolo censurato. Però non era il finale della serie, era soltanto un episodio macabro di davvero cattivo gusto. Specifico che la creepypasta che vi sto per raccontare verrà raccontata in prima persona, ma gli eventi che vi racconterò non li ho vissuti io in prima persona, è semplicemente come è posta la creepypasta. Grazie e iniziamo. Era notte, ero sveglio e stavo guardando la TV e mi sono accorto che c'era un episodio che non avevo mai visto dei due fantagenitori. L'episodio era chiamato Timmy is Dead, in italiano Timmy è morto. Sembrava essere un episodio pirata poiché il design non era perfetto. L'episodio inizia con Timmy che va a scuola quando appare Francis e dà un super pugno a Timmy. E a Timmy a questo punto sgorga il sangue dal naso a causa del pestaggio. Poi arriva l'insegnante di scuola che gli dice che è espulso. Timmy torna a casa a piangere, ma non piange in modo naturale. Secondo me piangeva in modo quasi diabolico. Poi va a parlare con i suoi padrini fatati dicendo che odia la sua vita. Era abbastanza strano per essere un programma per bambini, ma ho continuato a guardare perché ho trovato interessante il titolo. Wanda chiede perché e Timmy risponde con una voce strana: ogni cosa succede a me e io sono stufo di tutta questa merda. Era raro che Timmy della serie usasse delle parolacce. E poi arrivano i genitori di Timmy che ridono anche loro in un modo molto diabolico e dicono a Timmy che devono partire e quindi sarebbe rimasto da solo con Vicky, che era la babysitter. A questo punto pare Vicky che dice a Timmy che è un idiota, che è un senza vita, uno stupido e tanto altre cose brutte. Timmy va in bagno e comincia a piangere, ma questa volta piange sangue. Cosmo e Wanda dicono a questo punto: cosa succede, Timmy? E lui dice:
finirò questo. Cosmo e Wanda gli dicono di non farlo, ma Timmy rise così diabolicamente e il suo desiderio fu soddisfatto. A Timmy saltarono via gli occhi in modo macabro. Timmy si trovava nella vasca da bagno tutto insanguinato e si vedono Cosmo e Wanda che vanno fuori a piangere. Vicky soffre le conseguenze e i genitori la processeranno. Gli amici di Timmy possono testimoniare e dire tutta la verità su Vicky. Vicky a questo punto finisce con l'ergastolo. Ok, questo episodio Timmy è morto, è vero oppure è falso? C'è uno screenshot che gira da un po' di anni di questo presunto episodio ed è questo, però ragazzi è palesemente falso. E tutta questa storia è stata inventata da un utente di YouTube qualche anno fa e negli anni è sempre stata pensata come vera, ma non è vera. La storia della morte di Timmy è al 100% falsa. Topolino è sicuramente uno dei personaggi più amati e rappresentativi del mondo dei cartoni animati, se non il più amato, ma anche lui non è salvo da leggende urbane. Una in particolare è diventata molto popolare. Stando alla leggenda e alle mille voci che circolano sul suo conto, esiste un video inquietante che riguarda proprio Topolino. Apparterrebbe effettivamente alla Disney e sarebbe stato realizzato negli anni 30, ma non fu mai diffuso sul mercato per via dei suoi contenuti disturbanti. È molto popolare come video, non ho mica scoperto l'acqua calda. Allora perché questo video, secondo molte fonti, può essere reale? È innegabile che Walt Disney fosse un personaggio ambiguo e famoso per le decine di messaggi subliminali presenti all'interno delle sue opere. E adesso vi racconto com'è il video. Il video di Topolino non ha una trama, si tratta di un video di circa 10 minuti strutturato in due parti. Durante la prima vediamo Topolino camminare in orizzontale sullo schermo, attraversando con sguardo nostalgico una lunga stradina piena di alberi e di case. In sottofondo ascoltiamo una musica strana e stonata, come se qualcuno stesse arrangiando un pezzo al pianoforte. Dopo circa 3 minuti l'episodio sembra terminare e lo schermo si colora interamente di nero per quasi un minuto. Ma ad un certo punto Topolino e lo sfondo sbucano di nuovo, ma con aspetti che tendono a cambiare in maniera sconvolgente nei 5 minuti a seguire. Il volto del protagonista si fa sempre più inquietante per via di un ghigno che assumerà connotati sempre più macabri e disturbanti. Case appaiono distrutte e fatiscenti, mentre le fiamme avvolgono il resto della scena. La musichetta iniziale non c'è più e con il passare di minuti si sentono suoni sinistri e incomprensibili, fino ad arrivare a urla strazianti che proiettano lo spettatore in un vero incubo. Il passo di Topolino si fa sempre più veloce e il suo volto diventa sempre più brutto, con quel sorriso diabolico e frutto di un disturbo che prende sempre più piede. Nel momento in cui tutti questi terribili particolari esplodono tutti insieme alla loro massima potenza, vediamo Topolino afferrare una siringa e infilarsela velocemente in un braccio, per poi cadere a terra privo di vita. Topolino è morto. Ok, questo video è reale ed è stato veramente fatto dalla Disney oppure è falso? Sorprendentemente, da quello che si sa, è reale. Infatti lo stile non è molto lontano da quello originale e soprattutto l'apparizione di questo demonio alla fine del video ci ricorda tanto una scena di un film Disney, Le avventure di Bianca e Bernie, che nella sua prima versione lascia chiaramente spazio alla figura di questo stesso demone. Tutti da piccoli guardavamo SpongeBob, ma se vi dicessi che esiste un episodio mai mandato in onda inquietante? Inizia con la solita intro di SpongeBob e con il nome dell'episodio che era The Bootleg. I primi 5 minuti dell'episodio scorrono come un normalissimo episodio. SpongeBob si presenta al Krusty Krab e lavora dei Krabby Patty, ma delle piccole interferenze ogni tanto interrompevano il tutto, fino a che ad un certo punto lo schermo diventa sempre e sempre più scuro e piano piano spariscono tutti i personaggi attorno a SpongeBob. È sempre stato un mistero a quel punto cosa succede e perché non è mai stato mandato in onda, ma dei ragazzi nel 2004 hanno trovato una videocassetta con l'episodio originale e in questo video vi dirò cosa succede e vi farò vedere una clip dell'episodio. Ma continuiamo. Nell'episodio originale si vede SpongeBob perdere la bocca, i suoi occhi cominciano a deformarsi e si trasformano in qualcosa di inquietante. E a questo punto lo schermo diventa statico con questa terribile immagine davanti per circa 2 minuti. Ecco un piccolo spezzone.
Questo episodio di SpongeBob, The Bootleg, è vero o è falso? L'episodio perduto di SpongeBob è falso. Era una creepypasta che girava e gira tuttora. Secondo me è molto bella, ma non è canonica e quindi questo episodio non è esistito realmente. Falso. Il finale di Doraemon è sempre stato un dilemma, non si sa realmente quale sia quello canonico e proprio per questo motivo i fan si sono sbizzarriti per cercare di dare un finale all'anime. Uno di questi, quello che vi racconterò ora, vi traumatizzerà e vi rovinerà l'infanzia sicuramente perché è molto 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 triste. Questo è sicuramente il finale più gettonato da parte degli amanti delle teorie del complotto, poiché tratta le avventure di Doraemon come se fossero il frutto della fantasia di un Nobita molto malato sul letto di ospedale. In questo racconto esistono diverse varianti, alcune dicono che Nobita sarebbe stato in coma per tutto il tempo, immaginando il gattone robotico durante il periodo di incoscienza, mentre altri puntano più sulla malattia mentale, definendo il ragazzo come affetto da autismo o patologie neurodegenerative. Secondo la versione in cui Nobita è malato, Nobita muore ed è proprio Doraemon a portarlo in paradiso. Il gatto meccanico quindi fa l'uso dell'ultimo Chuski nella sua tasca, un congegno che gli permette di raggiungere qualsiasi luogo e o dimensione, e decide di portare l'ormai morente amico in paradiso. Ma per molti il finale è ancora peggio, infatti per altre persone è proprio Doraemon a uccidere Nobita. Secondo questo finale, a causa dell'opportunismo di Nobita, Doraemon decide di ucciderlo con uno dei suoi ciuschi. Ovviamente anche qui si parla di più versioni della stessa storia che sono una più sadica dell'altra, tra cui però la più famosa è quella che vedrebbe il gatto blu dare a Nobita una pistola camuffata da Chuski, dicendogli di puntarla alla propria testa e di premere il grilletto per attivarlo, causando la morte di Nobita. Tutti questi finali di Doraemon terribili sono veri oppure sono falsi? Sono falsi ovviamente. Al contrario di quello che molti pensano, esiste un finale a Doraemon ed è quello in cui Nobita sposa Shizuka. Questa è la storia della fine di Squiddy. Come quella dei fantagenitori la racconterò in prima persona, ma non l'ho vissuta io. Partiamo. Ho lavorato nello staff dei Nickelodeon Studios per un anno, nel 2005, dopo il diploma in arti visive e computer grafica. Dato che lavoravo direttamente con gli editors e gli addetti alle animazioni, dovevo visionare gli episodi inediti qualche giorno prima che andassero in onda. Andrò dritto al punto, senza troppi dettagli inutili. Poco prima era uscito il film di SpongeBob e lo staff al completo sembrava totalmente fuori fase, quindi ci volle un po' di più per cominciare la nuova stagione, ma il distacco durò ben più a lungo per ragioni anche più scioccanti. C'era un problema con la premiere della quarta serie che ha rallentato tutto e tutti per qualche mesetto. Ero con altri due collaboratori nella sala editing insieme al capo degli animatori e ai sound editors per il cut finale. Ricevemmo la copia di quello che avrebbe dovuto essere Paura di un Krabby Patty e ci riunimmo attorno allo schermo per visualizzarlo. Ora, dato che non è ancora la versione finale, spesso gli animatori mettono come titolo qualche battutina stupida, quindi quando vedemmo il titolo Il suicidio di Squiddy non pensammo a nient'altro che una battuta un po' malata. Un collaboratore rise un pochino. La musica allegra partì come di norma. La storia cominciava con Squiddy che si esercita al clarinetto stonando come al solito. Sentiamo SpongeBob che ride fuori e Squiddy si ferma urlandogli poi di piantarla perché deve esercitarsi per il concerto di quella sera. SpongeBob va via con Sandy e Patrick. Lo screen della bolla appare e vediamo la fine del concerto di Squiddy. Qui è dove le cose iniziano a farsi strane. Mentre suona, qualche frame si ripete, ma non il suono, il che è strano visto che a questo punto del lavoro il sound dovrebbe essere al 100% sincronizzato. Ma quando finisce di suonare sembra tutto normale. C'è un leggero mormorio prima che la folla inizi a fischiare Squiddy. Non era però il fischio normale tipico dei cartoni, c'era chiaramente della cattiveria. Squiddy era ripreso in primo piano ed era visibilmente spaventato. Poi l'inquadratura si sposta sulla folla con SpongeBob al centro. Anche lui lo fischia, il che è molto insolito e non è la cosa più strana. Quello che è davvero strano è il fatto che tutti avessero degli occhi estremamente realistici, molto dettagliati. Non erano foto di persone vere, ma di sicuro più realistici di quelli a computer grafica. Alcuni di noi si guardavano confusi, ma dato che non eravamo gli scrittori non ci domandammo che effetto avrebbe avuto sui bambini. L'inquadratura a questo punto si sposta di nuovo su Squiddy, seduto sul bordo del letto.
letto, estremamente triste. La vista fuori dall'oblò era notturna, quindi non molto dopo il concerto. A questo punto non c'era suono, davvero non ce n'era. Non c'era neanche il commento dei fonici. Era come se le casse fossero spente, eppure funzionavano perfettamente. Lui se ne stava lì, sbattendo gli occhi, in silenzio per una trentina di secondi, fino a quando non cominciò a singhiozzare piano. Si portò i tentacoli agli occhi e pianse in silenzio per un intero minuto. Il suono incominciò a diventare da nullo ad appena udibile, come un sottile venticello in una foresta. La schermata iniziava a zoomare lentamente sul suo viso, e per lentamente intendo che lo zoom era appena percettibile. I suoi singhiozzi si facevano man mano sempre più rabbiosi e addolorati. Lo schermo si contrasse un poco per un secondo scarso, come se si fosse arrotolato su se stesso, e poi ritornò normale. Il suono, simile al vento tra gli alberi, appena udibile, diventava man mano più forte e duro, come se da qualche parte ci fosse una tempesta. La parte inquietante era che questo suono e il pianto di Squiddy sembravano reali, come se il suono non provenisse dalle casse, ma le casse fossero un buco che trasmetteva qualcosa proveniente davvero dall'altra parte. Dopo 30 secondi così, la schermata diventò sfocata e si contorse violentemente, come se un frame fosse stato rimpiazzato. Il capo editor mise in pausa e fece il rewind frame per frame. Quello che vedemmo fu orribile: la foto immobile di un bambino morto. Non poteva avere più di 6 anni. Il viso era deturpato e sanguinante, un occhio era fuori da un'orbita e gli pendeva sulle guance. Era disteso su qualcosa che poteva essere una strada. La cosa più assurda era l'ombra del fotografo. Non c'erano nastri della polizia, nessuna borsa con prove, e l'angolazione era veramente bizzarra. Sembrava che il fotografo stesso fosse l'assassino. Eravamo ovviamente mortificati, ma cercammo di procedere, sperando che si trattasse semplicemente di uno scherzo di cattivo gusto. La schermata tornò a Squiddy, che ancora piangeva. Piangeva più forte di prima, e solo metà del corpo era inquadrato. Adesso c'era qualcosa che sembrava sangue che collava dai suoi occhi. Il sangue era così realistico che sembrava quasi che ci saremmo sporcati le dita se solo avessimo sfiorato lo schermo. Anche il vento era diventato più forte. Dopo circa 20 secondi accadde esattamente la stessa cosa che era accaduta poco prima: un singolo frame che mostrava una foto apparve. L'editor era restio a tornare indietro, così come tutti noi, ma sapeva di doverlo fare. Questa volta la foto ritraeva una ragazzina non più grande dell'altro bambino. Era distesa a pancia in giù in una pozza di sangue. Di nuovo il corpo era su una strada e l'ombra del fotografo era visibile. Era di taglia e forma completamente identiche alla prima. Ritornò alla schermata iniziale. 5 minuti dopo l'apparizione della foto, il suono si fermò completamente, come all'inizio della scena. Quindi mise giù i tentacoli e i suoi occhi risultarono essere disegnati in maniera iperrealistica, come gli altri del concerto. Erano sanguinanti, pulsanti e arrossati. Guardava allo schermo come se stesse guardando lo spettatore, e dopo 10 secondi ricominciò a singhiozzare, stavolta senza coprirsi gli occhi. Il suono era penetrante e forte, quei singhiozzi erano spaventosi ed erano misti ad urla. La foto successiva rimase per ben 5 frames. Al quarto l'animatore riuscì a fermarlo e a tornare indietro. Il capo dei fonici ci ordinò di fermarci, doveva assolutamente chiamare i creatori per parlarne. Il signor Hillenburg arrivò in un quarto d'ora, era confuso, non sapeva perché l'avessimo chiamato, così l'editor continuò con la riproduzione. Squiddy guardava lo spettatore e il suo viso era interamente nel frame e durò circa 3 secondi. Poi la schermata fece rapidamente zoom out e una voce che rideva disse: fallo. Immediatamente vedemmo una pistola nelle sue mani. Subito dopo si mise la pistola in bocca per poi premere il grilletto. Sangue realistico e materia cerebrale sporcarono il muro e il letto dietro di lui. I restanti 5 secondi dell'episodio mostrano il suo corpo sul letto, steso di fianco, con un occhio pendente su quello che rimaneva della sua testa. Poi l'episodio finisce. Questa era la storia, scusate se era molto lunga, ma questa storia è reale? Negli anni di video falsi fatti male ne uscirono, ma ancora oggi nessuno ha mai pubblicato un singolo frame di quel video. Rende la sua veridicità molto difficile. Anche il fatto che abbia superato tutti i test per essere visionato dallo staff rende molto difficile la veridicità. Ma il dettaglio più importante: nel 2005 la Nickelodeon Studios aveva i diritti per trasmettere SpongeBob, ma ancora non lo possedeva. Ciò rende automaticamente la storia falsa. Quindi la storia del suicidio di Squiddy è al 100% falsa.
L'ultima storia che vi narrerò oggi è quella dell'episodio perduto di Gumball che si chiama The Grieving. L'animazione era fatta molto male rispetto agli episodi normali. Inizia la puntata e si vede Gumball in un angolino della sua scuola con uno sguardo triste. Non indossa i suoi abiti normali ma un abito nero. A questo punto Gumball comincia a piangere. Comincia in modo piano ma diventa sempre sempre più straziante fino a diventare quasi urla di dolore. A questo punto l'episodio si interrompe e il finale dell'episodio vi farà gelare il sangue. L'episodio ricomincia e si vede il preside della scuola che parla di come Gumball non venga a scuola da più di un giorno, per poi concludere l'episodio con una scena di Gumball in piccato. L'episodio perduto di Gumball, The Grieving, è reale oppure è falso? Falso! Infatti è una creepypasta che è nata nel 2017 e all'inizio le persone gli davano effettivamente poco conto. Poi i produttori di Gumball, visto che sono strameme loro, hanno deciso di fare una citazione a The Grieving in un loro episodio. E da quel momento ci sono addirittura persone che pensano che The Grieving sia canonico, ma The Grieving è falso. E quindi Nova, quali sono le conclusioni? Le conclusioni sono che dovete smetterla di fare le creepypasta sui cartoni animati. Il 90% sono false. Grazie per essere arrivato fino a questo punto del video, ma attento perché non finisce qui. Sul canale presto altre storie, rimani sintonizzato.